La nostra associazione, che si chiama Familiarmente, è nata nel 1993 e il suo scopo è proprio quello di aiutare i bambini. Infatti il suo secondo nome è Per i diritti dei bambini e in questo senso facciamo tutta una serie di progetti, di indagini, di prevenzione e cura nell'ambito dei bambini, lavorando sia sui bambini stessi sia sugli adulti che hanno contatti con bambini, quindi voi genitori, insegnanti, ma anche operatori di altro settore, come possono essere altri psicologi, oppure anche gli avvocati, oppure anche i giudici. Infatti, nel nostro passato abbiamo fatto anche la formazione di tutti i giudici del Piemonte e della Valle d'Aosta. In questo momento siamo focalizzati invece sull'aiutare i bambini in un momento così difficile come quello del Covid, e quindi stiamo cercando di fare dei progetti che aiutino le famiglie ad essere più positivi. La collaborazione con Dono Mori nasce da un progetto che si chiama Tagliamo le etichette, che dovrebbe essere un bellissimo convegno a marzo, per l'esattezza il 20 marzo 2021, che si occupa di bambini e disabilità, che è un tema che nella regione Piemonte non è mai stato trattato in associazione. E quindi insieme abbiamo pensato di collaborare per finanziare da un lato il convegno per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, ma soprattutto per dare la possibilità a due o tre famiglie di provare un nuovo progetto di aiuto alla famiglia del disabile, un progetto a 360 gradi che aiuterebbe il genitore ad affrontare la disabilità del bambino dal punto di vista psicologico, educativo e poi anche operativo. E quindi Domori ci ha aiutato, nel senso che ci dona, ci offre i loro prodotti, che sono prodotti di altissima qualità, con i quali noi finanzieremo in parte questo progetto. Nel DNA di Domori c'è sempre stata l'attenzione al territorio. Una delle attività più importanti nelle aziende come la nostra, che stanno ambendo a diventare una B Corp, è l'attività dello stakeholder. Ecco, Domori ha sempre avuto particolare attenzione per la comunità, per tutto ciò che la circonda, nell'area di None, dove Domori ha sede. E per questo motivo abbiamo avuto l'opportunità, io personalmente ho avuto l'opportunità di conoscere la dottoressa Rivora e l'associazione Familiarmente, e quando mi è stata proposta la possibilità di collaborare a questo progetto, come sempre, abbiamo dato immediatamente disponibilità. Le ragioni sono tante, in questo momento la difficoltà di poter avere una visione davanti a noi a fronte di una situazione complessa come quella del coronavirus, rende ancora più importante il supporto che ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare verso gli altri. E qual è la categoria che richiede maggiore attenzione? Sono sempre gli estremi, cioè i bambini e gli anziani. E in questa circostanza abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con un'associazione molto seria che ha un progetto concentrato sui bambini, con un progetto anche in questo caso mai stato fatto in Piemonte. Quindi anche un'ennesima innovazione nella ricerca e nell'attività sociale. Per questo motivo Domori è stata immediatamente disponibile a supportare questo progetto attraverso dei propri prodotti, anzi spero che quando vedrete questi video saranno chiare anche le date di quando sarà possibile acquistare i prodotti presso l'associazione e supportare l'associazione, non soltanto l'organizzazione del convegno che avverrà nel marzo 2021, Covid permettendo, anche a supporto di tutti i progetti che questa associazione del territorio ha da sempre fatto e che auspico possa ulteriormente rafforzare. Quindi veramente invito tutti quanti i nostri consumatori, i nostri amici di Domori, a dare particolare attenzione a questo evento e a seguire l'evoluzione di questo progetto.